Al sit-in di protesta dei sindaci per avere una sanità decente nell'Agrigentino partecipa anche Naro con la sua vice sindaco. Sì, oggi siamo qui per una battaglia per migliorare i nostri servizi della nostra sanità. In merito ad una lettera scritta dal sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, e sottoscritta da alcuni sindaci della provincia di Agrigento, proprio per evidenziare le problematiche, ciò che concerne la nostra sanità, alle autorità competenti. Noi amministratori dobbiamo fare sentire forte la nostra voce, che è la voce dei nostri cittadini. Onorevole La Rocca Ruvolo, cosa sta succedendo nel mondo della sanità agrigentina? Ma non è che sta succedendo da ora, succede da decenni e mi pare di capire, sentendo anche le voci che raccogliamo dai cittadini che si avvicinano e da noi quando andiamo a visitare, a guardare, che c'è un continuo deteriorarsi sia delle strutture, quindi in termini strutturali alberghieri, sia in termini di personale. Vero è che il personale manca, però dico anche che noi questa autonomia differenziata già la viviamo da anni, perché c'è un divario che non riusciamo a colmare tra il nord e il sud. La nostra gente continua ancora ad andare al nord per potersi curare. Questo non lo dobbiamo permettere, ma per non permetterlo dobbiamo offrire servizi. È da tempo che le cose non vanno, però oggi il risultato a mio avviso è storico, cioè i sindaci hanno preso consapevolezza che le battaglie non vanno portate avanti in maniera isolata ma in maniera collettiva. Oggi la presenza qui di tanti sindaci che sono quelli che hanno rispettato la volontà di fare questi sit-in, che voglio ricordare non sono di protesta ma sono sit-in che vogliono porre un problema in maniera forte, perché oggi i sindaci sono le massime autorità sanitarie nei comuni e hanno il dovere di rappresentare anche su questo tema in maniera eccellente i propri territori. Noi siamo qui per farlo, voglio ricordare che non siamo qui senza aver fatto un percorso, perché soltanto nel 2 maggio scorso siamo stati a Palermo, abbiamo incontrato l'assessore Volo, il commissario Zappia, ci era stato detto che per esempio sull'ospedale di Sciacca si sarebbero banditi subito i concorsi per la neurologia e quindi attivare la stroke unit. Non si è fatto nulla di tutto questo, per tutta risposta si etichetta questa iniziativa da parte del commissario Zappia come un'iniziativa di sterile propaganda, quando invece la propaganda probabilmente l'ha fatta chi non ha rispettato le promesse che ha fatto. Qui ci sono sindaci che sempre più stiamo diventando consapevoli di quelle che sono le prerogative che spettano ai sindaci in ordine al diritto alla salute, è stato citato l'articolo 32 della Costituzione, e noi rappresentiamo lo Stato, l'articolo 114 della Costituzione prevede che i sindaci rappresentino nelle articolazioni dello Stato anche lo Stato, quindi qua c'è un problema di rispetto assoluto della Costituzione, che nella fonte gerarchica delle leggi va in capo a tutto. Qual è il tema dietro tutta questa situazione che si sta creando? Il tema è che sì, c'è un disegno poderoso e possente di privilegiare le privatizzazioni, va bene, e si sfrutta il pubblico soltanto per il pronto soccorso, che sono allo stremo. È un momento molto complicato per la nostra sanità, lo sappiamo, sono diverse le emergenze, non solo sotto l'aspetto sanitario ma anche sotto l'aspetto amministrativo. Sappiamo ad esempio in questo momento i problemi che ci sono a Grotte, nel nostro circondario, per la mancanza di impiegati amministrativi che costringono i nostri cittadini per portare in essere le pratiche amministrative a recarsi nei paesi vicini, e questo non va bene. A questo si aggiunge la difficilissima situazione non solo del pronto soccorso ma anche di diverse altre importanti funzioni sanitarie che non vengono espletate come deve essere. Grotte doveva essere presente, è presente, lo sarà sempre, e la nostra più che una protesta è un'azione di impulso. Noi abbiamo diritto di avere garantito quanto prevede l'articolo 32 della Costituzione, che recita così: la Repubblica garantisce il diritto alla salute. La sua Alessandria della Rocca è rimasta senza guardia medica? La mia Alessandria della Rocca è rimasta con le persone ad aspettare la guardia medica che non arrivava, ma la cosa più grave è che la proporzione di questi termini, un infarto ad Alessandria della Rocca la probabilità di morire è il 90%, un infarto ad Agrigento può darsi che se trovi a pronto soccorso qualcuno che ti aiuta, che non è detto e lo sappiamo, forse ora ci hanno fatto il maquillage perché arrivavamo noi, però noi sappiamo che ad Alessandria della Rocca l'aspettativa di vita di un mio concittadino è sicuramente inferiore rispetto a quello del resto di Italia. Ma qua noi siamo la Repubblica Italiana, non possiamo essere trattati
peggio di come si possono trattare gli immigrati che si mettono accatastati nei centri di accoglienza. La mia controparte non è il dottore Zappia, per essere chiari, io lo voglio dire ai miei colleghi, la mia controparte è l'assessore e il governo nazionale, perché nella Costituzione c'è scritto che c'è il principio di sussidiarietà e di adeguatezza. Quindi se la regione siciliana non è adeguata e non mi può garantire questo diritto, intervenga in via sussidiaria come prevede la Costituzione, che non è un opzionale, che la si applica quando la si vuole. Vengano subito a commissariare questa regione e ci diano alla provincia di Agrigento i laboratori nel mio distretto, perché il diabetologo è arrivato ora, 6 ore di diabetologo con una popolazione di anziani e di vecchi e ammalati, ma che fa, scherziamo? Smobilitare tutti.